Nei mercati storici di Palermo, insieme a frutta, verdura e street food, la droga scorrerebbe a fiumi. Così emerge da un'operazione condotta durante la notte dai carabinieri che hanno arrestato 7 persone indagate di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nella zona della Bucciria. Complessivamente i provvedimenti cautelari firmati dal Tribunale sono 11, oltre ai 7 arresti, tra 2 in carcere e 5 ai domiciliari, ad altri 4 è stato imposto l'obbligo di dimora e la presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura sono state avviate nel febbraio del 2020. I presunti spacciatori sarebbero stati punto di riferimento per tantissimi consumatori tra turisti e giovani della movida palermitana. La vendita di stupefacenti non si sarebbe interrotta nemmeno durante il lockdown. Nel corso dell'attività investigativa 3 persone sono già state arrestate in flagranza di reato. Una di loro in particolare è stata soppresa in un magazzino del centro di Palermo, dove sono stati trovati 500 grammi di hashish e 400 grammi di marijuana e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Sono state denunciate altre 2 persone e segnalate alla prefettura 25 acquirenti. Le dichiarazioni del capitano Aniello Falco del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo. Questa mattina i Carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale procura nei confronti di 11 soggetti ritenuti tutti gravemente indiziati dei reati di detenzione e spaccio di stupefacenti. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati si sarebbero resi responsabili di centinaia di cessioni di singole dosi di cocaina, hashish e marijuana commesse nel quartiere Bucciria, noto per essere un centro della movida frequentato da studenti e turisti. L'indagine trae forze d'origine dall'attività di controllo del territorio svolta capillarmente dalle stazioni che operano nel centro cittadino.